pena, la prigione hanno senso se, mentre affermano le esigenze della giustizia e scoraggiano il crimine, servono al rinnovamento dell'uomo, offrendo a chi ha sbagliato una possibilità di riflettere e cambiare vita, per reinserirsi a pieno titolo nella società. È la parte più significativa dell'omelia pronunciata da Giovanni Paolo II domenica 9 luglio 2000, per il giubileo delle carceri. Parole rimaste scolpite nella storia non solo della Chiesa, ma anche della filosofia del diritto. Pochi giorni prima, in un apposito messaggio scritto in vista dell'evento, dopo aver denunciato il persistere in alcuni stati di norme sulla reclusione contrarie alla dignità e ai diritti fondamentali dell'uomo, di condizioni precarie dei luoghi di detenzione e di vessazioni inflitte talvolta ai detenuti per discriminazioni dovute a motivi etnici, sociali, economici, sessuali, politici e religiosi, il pontefice ha lanciato un appello ai governanti per chiedere un maggior ricorso alle pene non detentive. Iniziative che consentano ai detenuti di svolgere attività lavorative capaci di sottrarli all'inserimento dell'ozio. E infine un gesto di clemenza, a vantaggio di tutti i detenuti, una riduzione pur modesta della pena, come chiaro segno di sensibilità verso la loro condizione, che non mancherebbe di suscitare echi favorevoli nei loro animi, incoraggiandoli nell'impegno del pentimento per il male fatto e sollecitandone il personale ravvedimento. Convinto che il carcere non deve essere un luogo di diseducazione, di ozio e forse di vizio, ma di redenzione, Papa Wojtyla è intervenuto su questo tema ben 33 volte e inoltre ha testimoniato la sua vicinanza ai detenuti con gesti concreti, recandosi di persona in 17 case circondariali in Italia, in Brasile, nelle isole Salomone, in Cile, in Messico, in Venezuela e naturalmente nella sua Polonia. La prima volta, poco più di un anno dopo la sua elezione, nel giorno dell'Epifania del 1980, andando a trovare i giovani rinchiusi nell'istituto penale per minorenni, Casal del Marmo di Roma, ai quali disse con semplicità: «Sappiate che io sono venuto tra voi perché vi voglio bene. Sappiate che il Papa si rivolge a voi con stima, come a giovani che hanno la capacità di fare domani tanto bene nella vita». E ai quali chiese: «Vorrei che prendeste coscienza della forza imprevedibile e nascosta insita nella vostra giovinezza, che è tale da poter sbloccare in un domani operoso. Voglio dire a ciascuno di voi che avete delle capacità di bene, di onestà, di laboriosità, rese talvolta anche maggiori e più vigorose dalla vostra stessa faticosa esperienza».